La Chiesa cattolica in un paesino ha più opportunità che in una città. Per passare all'azione a favore della Chiesa cattolica, occorre non sottovalutare le possibilità che si hanno per il solo fatto che si vive in un piccolo paesino, anziché a Roma. Infatti, è vero tutto il contrario. Nella prossima guerra della Chiesa Conclave 2013 contro il cattolicesimo, occorre considerare un aspetto strategico. A livello centrale, come il Vaticano e le sedi vescovili, i cattolici di queste città sono sotto il massimo controllo da parte dei gesuiti, dei satanisti, degli gnostico-cristiani, degli intellettuali in conflitto di interesse, degli intellettuali creduloni e superficiali, dei cortigiani delle curie, eccetera. Invece, a livello di quartiere periferico o di paesino, i margini di libertà e di sopravvivenza della Chiesa cattolica sono enormemente maggiori. Insomma, in una sperduta frazione di montagna è possibile fare qualcosa per la Chiesa cattolica molto di più che in una grande città. Come esempio, ricordate sempre Don Minutella, che non ha la sua sede a Palermo o in una grande città della Sicilia. Altro esempio, io non vivo a Roma col Palazzo del Vaticano e non vivo nemmeno in una città sede vescovile, come Palermo. Io mi trovo in un paese con due parrocchie, cioè da me la Chiesa cattolica è concretamente due parrocchie, qualche prete e i fedeli. Niente vescovo, niente papa. Perciò, se in futuro vorrete ancora l'Eucaristia, occorre cominciare ad agire già da oggi, soprattutto se si ha l'occasione di abitare in una piccola città. Vi presento la mia proposta dei Cenacoli Benedetto XVI. Ehi, fedeli, facciamo qualcosa per la Chiesa cattolica interrotta con la morte di Benedetto XVI. Luglio 2024, Mark Voice. Innanzitutto, seguire gli insegnamenti sulla Chiesa dell'ultimo sommo pontefice, Benedetto XVI. Ricordando che la Chiesa cattolica è fondata da Gesù sulla pietra del sommo pontefice, il cattolico è colui che segue gli insegnamenti del sommo pontefice legittimo. Cosa ha scritto l'ultimo sommo pontefice nella Declaratio riguardo alla Chiesa? Ora affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo sommo pastore, nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, Benedetto XVI ha detto ai cardinali che quando il sommo pontefice non governa più la Chiesa perché ha rinunciato al ministerium, allora è Gesù che cura direttamente la sua Chiesa. Tuttavia, due giorni dopo, quando Benedetto XVI si è rivolto ai fedeli nella penultima udienza generale del 13 febbraio 2013, qualcosa è cambiato in peggio, perché al concetto della cura ha aggiunto e premesso quello più forte della guida. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. E nella chiusura ha ripetuto il concetto della guida. Il Signore ci guiderà. Questa aggiunta del concetto della guida, che è più forte di quello della cura, sembra una conseguenza della falsa comunicazione della sala stampa vaticana circa la Declaratio come di una rinuncia addirittura
al papato. Per cui Benedetto XVI sembra abbia risposto ad essa invocando Gesù che non si limiti solo a prendersi cura della Chiesa, ma che pure la guidi. Infatti, 2 settimane dopo, nell'ultima udienza generale del 27 febbraio, quella in Piazza San Pietro, il concetto della cura scompare ed è presente solo quello della guida. E anche i toni riguardanti la situazione della Chiesa sono diventati drammatici. Ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare. È Lui che la conduce. Poi ha concluso. Invochiamo la materna intercessione della Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, perché accompagni ciascuno di noi e l'intera comunità ecclesiale. A lei ci affidiamo con profonda fiducia. Cari amici, Dio guida la sua Chiesa. La sorregge sempre, anche e soprattutto nei momenti difficili. Quindi, per Benedetto XVI, il 27 febbraio 2013, la Chiesa Cattolica non si trovava in un momento di curiosità o di incertezza per l'elezione di un nuovo sommo pontefice, ma si trovava in un momento difficile. E conclude. Non perdiamo mai questa visione di fede, che è l'unica vera visione del cammino della Chiesa e del mondo. Nel nostro cuore, nel cuore di ciascuno di voi, ci sia sempre la gioiosa certezza che il Signore ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge con il suo amore. Applichiamo tutto ciò alla nostra situazione attuale. Benedetto XVI ha detto che oggi, anno 2024, non 2013, oggi 2024, è Dio che sta guidando la sua Chiesa Cattolica, che sta guidando il popolo che ascolta i suoi comandamenti. Questo popolo cattolico è composto sia da noi, che possiamo definirci i legalisti, in quanto sulla base del diritto canonico utilizzato da Benedetto XVI abbiamo riconosciuto che il conclave 2013 è stato uno scisma dei cardinali dalla Chiesa Cattolica. Ma inoltre il popolo di Dio è composto anche da coloro che non hanno ancora riconosciuto lo scisma del conclave 2013, perché, si spera, non hanno ancora subito abbastanza eresie da parte del Vaticano. Poi ci sono anche i non cattolici, a cui questo nuovo Vaticano piace. Concludendo questo punto, Benedetto XVI ha detto che coloro che fanno la volontà di Gesù per la sua Chiesa Cattolica sono guidati da lui. Parola dell'ultimo sommo pontefice, Benedetto XVI. Quattro insegnamenti e quattro immagini per cominciare a orientarsi. Riassumiamo questi insegnamenti di Benedetto XVI riguardo la Chiesa. Primo, la Chiesa è di Gesù. Secondo, Gesù è il sommo pastore. Terzo, Gesù non sta solamente curando, ma sta guidando la Chiesa. Al momento si può ipotizzare che Gesù stia guidando quante più persone a rendersi conto di una crisi religiosa all'interno della Chiesa Roma 2013,
una crisi simile alle crisi religiose di Israele descritte nella Bibbia. Quarto insegnamento di Benedetto XVI, la Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, accompagna ciascuno di noi e l'intera comunità ecclesiale. Quattro criteri orientativi pronunciati dall'ultimo sommo pontefice, Benedetto XVI. Trasformiamo questi insegnamenti in quattro immagini concettuali. Per primo propongo il Gesù Alfa e Omega, l'inizio e la fine di tutto, ma voi scegliete pure quello che volete. Poi metto il suo ultimo sommo pontefice, Benedetto XVI. Capito? Il cenacolo Benedetto XVI non è il cenacolo dei fan di Benedetto XVI, ma è il cenacolo della Chiesa Cattolica locale, della quale il suo ultimo sommo pontefice è stato Benedetto XVI. Tutto qui per quanto riguarda Benedetto XVI. Quindi abbiamo Maria, madre della Chiesa, nel cenacolo che tiene uniti gli apostoli e i discepoli nella fede verso l'intervento di Dio a favore della Chiesa. E infine abbiamo l'intervento di Dio per la sua Chiesa, che quella volta è stato Gesù risorto che entra nel cenacolo, come il Gesù di Suor Faustina Kowalska, ma voi potete scegliere quello che più vi ispira. Inquadrati i quattro insegnamenti di Benedetto XVI e inquadrate le quattro immagini concettuali, andiamo avanti. Alla Chiesa Cattolica è mai accaduto in passato una situazione simile a quella di oggi? I cattolici di oggi, come i discepoli di Gesù nel cenacolo. A quale situazione in ambito biblico possiamo paragonare la situazione attuale della Chiesa Cattolica? Sembrerebbe proprio quella dei discepoli, dopo la morte di Gesù, rifugiati nel cenacolo, in attesa di un intervento da parte di Dio. Cosa accadde? Lo narra Giovanni 20:19. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù. È accaduto che si sono ritrovati Gesù vivo dopo che era stato sepolto. Cioè, Dio era intervenuto in un modo che nessuno di loro si era immaginato, anche se erano stati avvertiti. Ecco, secondo me, la situazione attuale dei cattolici è simile a quella. Da una parte ci sono i cattivi pastori, che nel 2013 hanno preso il controllo del Vaticano e hanno cominciato a sostituire il cattolicesimo con la religione gesuita della fratellanza, un insieme di fratellanza umana, più fratellanza delle religioni, più fratellanza ecologica col pianeta. Dall'altra parte c'è la Chiesa Cattolica, ridotta attualmente a pochissimi fedeli e sacerdoti consapevoli di quel che è scritto nella Declaratio di Benedetto XVI. Questi pochi fedeli e sacerdoti di oggi saranno avvicinati dai fedeli e dai sacerdoti confusi che progressivamente fuoriusciranno dalla Chiesa Conclave 2013. E tutti questi saranno in attesa di un intervento da parte di Dio come a quel tempo, che sarà la risurrezione della sua Chiesa, la risurrezione della Chiesa Cattolica. Nel cenacolo erano in 120.
A questo punto si può pensare che l'episodio biblico del Cenacolo riguardava solo Maria e gli 11 apostoli, 12 persone in tutto. Invece no. Questo è solo quello che si vede nei dipinti, perché negli Atti degli Apostoli è scritto che dopo l'ascensione di Gesù, nel Cenacolo, il numero delle persone radunate era di circa 120. Atti degli Apostoli 1:13-15. Salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo, eccetera. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era di circa 120. Non erano solo Maria e gli 11. Quali sono però le differenze? Il Cenacolo Benedetto XVI non è un luogo, ma è innanzitutto un gruppo di persone. Solo negli ultimi tempi sarà anche il luogo chiuso, dove saranno rifugiati per timore delle persecuzioni dei cristiani sincretisti mondani della Chiesa Vaticano 2013. Il Cenacolo Benedetto XVI è un gruppo di persone che cerca di fare la volontà di Gesù verso la sua Chiesa e perciò sono guidati da Gesù, come ha detto il suo ultimo vicario, Benedetto XVI. Le sette immagini guida dei Cenacoli Benedetto XVI. Dunque, la situazione è quella della imitazione del primo Cenacolo cattolico, descritto nella Bibbia. Essendo Cenacoli cattolici, possono essere chiamati Cenacolo Benedetto XVI. Tutto concettualmente legittimo. E come Pietro e gli undici e i discepoli andavano al tempio giudaico di Gerusalemme e poi ritornavano nel Cenacolo, così anche noi andiamo nella nostra parrocchia ex cattolica, che prima o poi tornerà cattolica, e poi ci si può incontrare una volta a settimana come Cenacolo Benedetto XVI, che prima di essere un luogo, è un gruppo di persone. Allora, io sono il Cenacolo Benedetto XVI della città di... Tu della tua città, tu del tuo comune, tu del tuo quartiere, tu della tua frazione. Tra parentesi, evitate di usare la bandiera italiana. Usate quella del vostro borgo. O inventatene una. L'unificazione dell'Italia è stato un progetto inglese per eliminare la concorrenza della flotta navale del Regno delle Due Sicilie e ottenere il controllo totale del Mediterraneo, con obbligata distruzione dell'economia del Meridione e del Veneto, con conseguente carestia, morte e emigrazione oltreoceano. Chiusa parentesi. I punti di riferimento del Cenacolo Benedetto XVI città di sono sette, a partire dalle quattro immagini concettuali precedenti. Abbiamo l'immagine di Gesù Alfa e Omega, il principio e la fine di tutto. Poi l'immagine del suo ultimo vicario, Benedetto XVI. Quindi, novità, a destra di Benedetto XVI c'è la Declaratio, dove c'è la rinuncia al ministerio, anziché al munus ufficio. E a sinistra c'è il saluto di congedo ai cardinali del 28 febbraio 2013, dove vi sono le
sei caratteristiche della Chiesa giusta, che rivedremo nel prossimo video. Poi c'è il Gesù risorto di Suor Faustina Kowalska ad indicare l'intervento divino straordinario. Quella volta fu la risurrezione di Gesù. Domani sarà la risurrezione della sua Chiesa. Questi cinque criteri formano una croce. Sotto la croce abbiamo il Cenacolo Benedetto XVI, città di, frazione di. O, quando ci sarà un sacerdote, la parrocchia Benedetto XVI, comune di, quartiere di. Infine, in alto, abbiamo Maria, madre della Chiesa, ma anche Maria Immacolata Concezione, che trionferà alla fine dei tempi e che ora è presente spiritualmente nei cenacoli Benedetto XVI. Questi sono i sette criteri, sette immagini guida, che vi propongo per costituire un cenacolo Benedetto XVI, città di, frazione di, che all'inizio sarà composto da una sola persona. Ci vediamo al terzo video su questo argomento, che sarà su come i cenacoli Benedetto XVI possono diventare parrocchie Benedetto XVI. Per questo passaggio occorre saper spiegare la frase più importante della declaratio, occorre applicare il saluto di congedo e occorre attendere che un sacerdote scomunichi la Chiesa Conclave 2013. Al prossimo!